The Grand Tour ha chiuso, però io vorrei replicare una sorta di puntata come quella che facevano i nostri tre magici amici. E per l'occasione ho preso una macchina apposta per realizzare un video che ci porterà intorno al Lago Maggiore con questa station wagon distrutta. Ma se no, che divertimento c'è? Sigla e vi racconto tutti i dettagli. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al canale. Avevo pubblicato nelle storie di Instagram un po' di tempo fa che mi piaceva l'idea di realizzare, di replicare una sorta di puntata come quella che facevano i nostri tre magici amici di The Grand Tour. Programma che purtroppo si è concluso definitivamente circa un mese fa e che non vedrà repliche in futuro. Per chi è appassionato di auto, era un'istituzione che, venendo a mancare, ha lasciato oggettivamente un grande vuoto nel panorama automobilistico. Adesso io non ho un budget che può avere un programma televisivo come quello, né alle mie spalle ho una produzione che può realizzare dei video fatti con quegli standard. Quindi vi chiedo di essere buoni con me, perché cercherò di fare il meglio che posso con le mie capacità di editing, avendo preso una macchina in condizioni difficili, perché comunque cercavo di spendere il meno possibile, perché prendere una macchina apposta per girare un video è comunque un esborso notevole. E almeno in questa puntata, diciamo pilota, poi vedremo come sarà il vostro responso, sarò da solo, forse coadiuvato anche da qualcun altro, ma non vi posso svelare nulla. Allora io direi così: intanto vi faccio vedere che macchina ho preso. Ribadisco, è una macchina che mi doveva costare poco, quindi non avevo tante scelte, ma assolve benissimo alla funzione che poi vi racconterò dopo. Allora facciamo partire le immagini, ecco che macchina ho preso per girare Dave Grand Tour. Eh sì, è una Volvona grande, la V70D5. Intanto ringrazio uno dei miei follower per avermi proposto di acquistarla dopo che ha visto le storie che ho fatto in Instagram e me l'ha ceduta a una cifra abbastanza simbolica. Perdonate la voce, che credo capirete essere in grande difficoltà perché sono nel corso di un'influenza, per cui dovrei stare a letto, però ci tenevo proprio ad aggiornarvi sugli sviluppi di questa puntata che andrò a realizzare. In realtà saranno tre: una, quella di oggi, dove vi ho fatto vedere la macchina e vi racconterò l'iter, il viaggio che voglio andare a realizzare. La seconda puntata sarà cercare di darle un look decoroso, almeno pulito, sia esternamente che soprattutto internamente. E poi capirete anche perché. E la terza puntata sarà il viaggio vero e proprio, che io cercherò di condensare, credo, in 30-40 minuti, anche se a me impegnerà per diversi giorni.
Io ormai da tempo mi avvalgo di Carfax per la verifica dei dati di quando devo comprare una macchina e ho fatto un Carfax anche della Volvona. Le informazioni che fornisce Carfax sono diverse. Intanto ho visto che non risultano incidenti, non ci sono vincoli amministrativi e non risultano ipoteche sull'auto. L'auto è immatricolata nel luglio del 2003 e dalla curva dei chilometri sembra tutto regolare. Infatti abbiamo una prima lettura nel 2015 a 205.000 km, una seconda lettura nel 2017 a 250.000 e un'ultima lettura nel 2023 a 332.000 km. Quindi è assolutamente credibile che ad oggi, fine 2024, l'auto abbia 348.500 km. Poi mi sono tolto lo sfizio di verificare quanti proprietari avesse la macchina e ho visto che il primo proprietario l'ha tenuta soltanto 4 mesi, probabilmente era un concessionario che ce l'aveva immatricolata su di sé e poi è stata venduta al secondo proprietario che l'ha tenuta 10 anni, il terzo proprietario circa 6 anni e anche il quarto proprietario circa altri 6 anni. Quindi io tecnicamente sarei il quinto se consideriamo anche il primo di 4 mesi solo. Interessante vedere anche dal report di Carfax tutta una serie di dati tecnici sul veicolo. Ad esempio la classe di inquinamento, la macchina è un Euro 3 diesel e quindi ha tutte le limitazioni del caso in alcuni comuni italiani. Quindi come potete vedere abbiamo diverse informazioni sulle auto, ovviamente non tutto viene segnalato a Carfax, ma per farsi un'idea di un'auto direi che è assolutamente ottimo. Ve lo consiglio se state cercando di comprare un'auto usata. Giù in descrizione trovate il link su cui dirigervi per acquistare il loro servizio e un utile codice sconto. Allora, intanto perché una Volvo? Beh, Volvo è ormai direi conosciuta per essere un marchio affidabile, le cui medie percorrenze sono superiori di solito alla norma e infatti il modello che ho preso io ha ben 350.000 km. E obiettivamente pieno di magagne e poi ve le racconterò magari anche nel viaggio strada facendo, perché ho optato per una station wagon? Beh, perché l'idea di questo viaggio che voglio andare a documentare sarà fare tutto il perimetro del Lago Maggiore partendo da Sesto Calende fino a su a Cannobbio, fare proprio l'intero perimetro del lago che dai mappali che ho visto sono circa 200 km e una notte la farò dormendo nella Volvona. Ecco perché mi serviva una station wagon. Calcolate che io devo portare anche un po' di attrezzatura per filmare, un po' di attrezzatura che mi può servire ad ogni evenienza qualora avessi dei problemi meccanici o qualcosa da risolvere, e poi c'è tutto il kit notte, quindi mi servirà un piumino, un lenzuolo, un cuscino e quindi assolutamente serviva una station wagon capiente come è la V70. È un'avventura, è veramente una sfida, chissà se riuscirò a portarla a termine sia a livello meccanico, perché comunque la macchina ha un po' di problemi, ma fa parte del gioco che sia così, se no non ci divertiamo, ed è un'altra avventura anche dormirci dentro, perché adesso che vi sto parlando siamo a fine novembre e di notte abbiamo già delle temperature che sfiorano lo zero, vanno anche addirittura sotto. Quindi sarò veramente messo alla prova. Ovvio che il tutto inizierà dopo che mi sono risolto questa influenza, perché se no non ne uscirei vivo. Fondamentale sarà il prossimo video, dove oltre a pulirla esternamente e a prepararla un po' meglio, dovrò assolutamente igienizzarla internamente con un vaporetto, dovrò pulirla tutta, perché dovendoci andare a dormire ho bisogno di un ambiente igienizzato. Come vi farò vedere, adesso è abbastanza incasinata dentro. Anzi, io direi che è peggio dentro che non fuori, laddove esternamente tutto sommato è anche presentabile, a parte ovviamente qualche guarnizione secca, qualche struscio, qualche bozzino, comunque si presenta discreta e ha buon margine di miglioramento nel momento in cui la laverò fuori.
dentro invece ha bisogno di cose importanti. Ma lo scopo del mio racconto non è prendere una macchina e restaurarla, è proprio prenderla e usarla così com'è e vedere che cosa mi capita. Quindi dedico questa trilogia di puntate ai nostri tre grandissimi compagni di viaggio che per tanti anni ci hanno tenuto compagnia: Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May. Grazie a loro tre in questi ultimi 20 anni ci siamo veramente divertiti guardando delle prove su strada particolari, non noiose, non da giornalista. Erano veramente irriverenti, coinvolgenti e divertenti. Quando l'auto si sposa con l'intrattenimento per coinvolgere tutti, anche non gli esperti di macchine, ma la gente normale, la gente di tutti i giorni, non so cosa salterà fuori. Intanto inizierò e cercherò di farlo nel modo migliore possibile per le mie capacità. Scrivetemi sotto se l'iniziativa vi piace e mi raccomando, seguite anche la puntata prossima che farò, dove preparerò la macchina sia fuori che dentro. Per oggi comunque vi ho raccontato tutto il progetto Volvo Dave Grand Tour. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo al prossimo video.